con Beatrice Schiros per presentare il suo spettacolo Stupida Show a Napoli, Campagna Teatro Festival, 17 e 18 giugno 2022. Ben trovata. Ben trovati, ciao. Raccontiamo cos'è. Cari miei, cos'è? Stupida Show è un monologo stand-up che ha molto del teatro, ovviamente, anche perché io girerò questo inverno anche nelle stagioni teatrali. Questo monologo è nato da un'idea che avevamo già da tempo io e Gabriele Di Luca, di fare appunto qualcosa da sola. Insomma, dopo tanti anni di collaborazione, perché qua si sta parlando di 12, avevamo pensato di fare qualcosina. Allora, sono anni che dicevamo, dai, facciamo qualcosa, Schiros, facciamo qualcosa, mi ha detto dai. Quindi cosa abbiamo fatto? Quest'inverno lui ha iniziato a farmi fare dei piccoli compitini. Vabbè, mai sono 12 anni che ci frequentiamo, quindi ovviamente lui sapeva tutto di me, della mia vita, dei racconti delle mie storie d'amore, dei racconti dei cani, dei racconti dei miei genitori, che purtroppo se ne sono andati in questi 12 anni, perché quando li ho conosciuti i miei genitori erano ancora in vita, e poi è successo ovviamente quello che di solito succede, ahimè, nella vita, che i genitori se ne vanno. E quindi insomma quest'inverno mi chiedeva, Bea, dai, raccontami di quell'episodio, dai, che ci hai raccontato in tournée dove eri col fidanzato, Bea, raccontami. Quindi io mandavo dei vocali a Gabriele, raccontami di quella volta con tuo padre, raccontami di quella volta con tua madre, con tuo fratello, e di ribò. Quindi ho iniziato a mandare dei vocali e lui ha creato quest'oretta e 10 di spettacolo su storie veramente accadute. Su 10 storie che racconto, 8 sono veramente accadute, qualcosa è romanzato, ma quasi tutto è vero. E mi viene da dire, ahimè, perché ci sono delle cose ovviamente che fanno molto ridere e delle cose che invece non fanno ridere per niente, come tutti gli spettacoli di Carrozzeria, cioè dove tu ridi e poi ti arriva la bastonata. Anche qui c'è questo meccanismo, dove tu ridi, racconto gli amori, questi uomini improbabili che ho avuto, quell'essere sola. Io ormai ho quasi 55 anni e vivo da sola da tanti anni, meno male che ho un cane, almeno quello, e quindi racconto, si scherza, si ride e poi invece arriva la bastonata. È uno spettacolo politicamente scorretto, come sono tutti gli spettacoli di Carrozzeria Orfeo. È stupida perché io sono un pochino nella vita, non scema, ma stupida, cioè scherzo, sono una che posso delle cose anche molto personali. Io sono una persona molto autoironica, molto, anche dissacrante su me stessa. Quindi sono proprio una che su delle cose che uno dice, ma come fai a raccontarle, Bea? No, io le racconto senza problemi, problema ho. Perché faccio un po' la stupidina. Quando ero bambina ero una che veniva messa al centro e raccontava le barzellette, no? Sono una che si autoridicolizza, ma io mi diverto, io amo le persone autoironiche. Quelle che non lo sono mi spaventano. E quindi è nato questo Stupida Show. Ti dico solo questo, quando Gabriele mi disse, Bea, ma tu cosa vuoi raccontare in quest'oretta dei 10 di chiacchiere col pubblico? Io ho detto, guarda, il mio obiettivo, io non voglio fare Zelig, non voglio fare quella roba lì, non è il mio gusto. Vorrei raccontare delle storie mie, molti mi conoscono, quindi quante volte ho raccontato le cene di amici teatranti, delle cose che hanno detto, guarda, speriamo che prima o poi tu le possa fare in scena, però vorrei raccontare cose divertenti dove uno da giù mi guarda, mi ascolta e dice, ah, io quella roba lì l'ho vissuta, io quella roba lì l'avrei voluta dire io, ah, quella roba lì è successa anche a me, ma dai, ha detto quella cosa che io però non avrei mai avuto il coraggio di dire. Oppure il contrario, cioè dire, ma di quella roba lì io non sono tanto d'accordo, va benissimo, c'è problema, va bene, se non sei d'accordo, non è che per forza dobbiamo essere tutti d'accordo. A me di arrivare in palcoscenico, fare la scenettina, fare la stupidella facendo le moine, cercando di attirare, ma non l'ho mai fatto, non mi appartiene. Volevo proprio raccontare delle cose mie e che facessero nascere nel pubblico questa risata amara, a volte tanto amara, raccontare delle mie, quando se ne sono andati, di quando sono andata a scegliere la bara con mio fratello, cioè quella roba lì che poi tutti, guarda, ieri abbiamo fatto una prova e c'era gente che ovviamente era commossa perché tutti della mia età, ahimè, si sono ritrovati in quella situazione, dei genitori che se ne vanno. Oppure del malcontento nel lavoro, no? Di dire, ma come questa società, il mondo della cultura, il mondo dell'arte, perché io ancora sono lì che arranco e dal 1995 mi faccio il culo. Eppure ancora in questo settore sono ancora lì, e quindi questa rabbia, questo sfogo, è veramente uno spettacolo psicomagico, cioè io quando finisco lo spettacolo sono distrutta, perché è proprio una confessione col pubblico, e quindi mi strazio tutte le sere, e arrivo a fine spettacolo che dico, vabbè, io vado a dormire, ciao, ci vediamo domani. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Trovate tutto ovviamente sulla pagina di Carrozzeria Orfeo, lì c'è scritto tutto, lì c'è scritto tutta la tournée che io farò quest'estate. Girerò sul sito di Carrozzeria Orfeo, ci saranno le date dello Stupida Show. Lo spettacolo Stupida Show di Gabriele Di Luca a Napoli, Campania Teatro Festival, 17 e 18 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento alla Beatrice Spiros. Grazie a voi, grazie di cuore, speriamo di vederci. A presto. Ciao, grazie.